Questa mostra, Memorie liquide, è la prima mostra istituzionale di Evita Andújar. Evita è un'artista che nasce in Spagna, a Siviglia, e si trasferisce intorno al 2000 a Roma, dove vive e lavora attualmente. Sono per la maggior parte dei selfie rubati da Instagram, rubati da Facebook, che poi vengono in qualche modo elaborati dall'artista per renderli vicini a quello che è il suo messaggio. C'è questa liquidità di fondo. Ora, queste donne sono tutte sorprese in un momento che mi piace pensare sia un momento di notorietà, e mi viene in mente Andy Warhol quando parla del fatto che ognuno di noi avrà un quarto d'ora di notorietà. Rimane tuttavia in queste opere una grande ricercatezza, una grande qualità estetica, che in qualche modo contrasta con la velocità di esecuzione delle opere stesse, ma soprattutto di un selfie. Una serie di colori che sembrano sfuggire dal soggetto stesso, che d'altra parte guarda chi lo guarda. Si crea quindi un singolare gioco di specchi che è estremamente affascinante, ma soprattutto per la grande perizia tecnica dell'artista, una mostra veramente interessante. Sono ragazze che io prendo da Instagram e chiaramente dopo li modello a modo mio, li liquido, ecco appunto il titolo della mostra, e li faccio diventare un pezzo della mia biografia. Cioè, nel senso che se io prima li prendo come contenitori vuoti, dove queste ragazze, per loro è più importante l'apparire, non l'essere, facendo questo lavoro io tento di trasmettere un pathos e l'importanza di quello che racconti al di là dell'estetica, dell'immagine che offre. E sono tutte fatte con acrilico, è la tecnica che uso normalmente. Spero che vi piacerà e vi invito a tutti a venire a vedere la mostra. Grazie.